Buongiorno, sono Giovanni Paperini, responsabile tecnico audio video di Fiorentina Calcio. Siamo allo Stadio Franchi di Firenze. Due parole per spiegare cosa è stato fatto allo stadio. Lo stadio, monumento del Nervi, ricordo alle belle arti, aveva un impianto audio molto datato, adeguato nel Mondiale dell'Italia 90, con delle modifiche apportate che di fatto non hanno soddisfatto quelle che sono le attuali esigenze sia di spettacolo che di normativa. Fiorentina ha preso questo impegno nei confronti del pubblico di Firenze e dello stadio e della manifestazione, creando un impianto di fatto con dei diffusori customizzati, costruiti appositamente per questo ambiente, adeguandoli all'architettura del Franchi e rifacendo di fatto anche tutto quello che è l'impianto di distribuzione e di amplificazione. Il tutto è gestito da un sistema software che ne controlla sia le limitazioni per le normative ovviamente vigenti, sia per quanto riguarda la parte qualità d'audio, quindi tagli di frequenza e linee di ritardo rispetto alle dimensioni notevoli che ci sono in questo stadio. Basti pensare che il punto di partenza della cassa posta sulla copertura al punto estremo sono oltre 130 metri. Ringrazio la Viva Italia per aver creduto in questa cosa, perché nell'incontro non è stato facile comunicare, spiegare, esporre quelle che erano le esigenze di uno spettacolo, visto che Pivi si occupa di musica e non di calcio, e quindi è più facile che partecipi a un concerto che a una partita di calcio. L'Italia ci ha dato una grossa mano, un grosso sforzo, lo ha fatto, perché ricordo che tutto questo è accaduto nel mese di agosto. Siamo riusciti ad arrivare a accendere l'impianto per la partita di qualificazione della nazionale che si è svolta il 6 settembre. E complimenti a tutti quelli che hanno partecipato.